Ehi là, ciao a tutti, bentornati sul mio canale Nova Electric Studios, a un'altra puntata di Clash of Clans. Allora, ho fatto 3 episodi e ho visto che qualcuno mi ha chiesto, io avevo chiesto se qualcuno aveva problemi di scrivere senza problemi. E quindi ho ricevuto parecchie richieste di gente che mi chiedeva: non riesco a rimuovere le rocce, non riesco a rimuovere gli ostacoli, non so come fare. Allora, io avevo risposto che lo facevo a breve. Quindi, praticamente, sì, andiamo subito a vedere. Allora, ok, eccoci qui. Allora, questo è il mio quinto account, mi sono scaricato il quinto account. Vediamo il primo, quello che è il quarto. Quarto? No, il questo è il terzo, sì, perché ce l'ho, c'è questa applicazione Parallel Space che ti permette di duplicare gli account. E ce l'ho un altro anche sul telefono, quindi ho 5 account adesso. E devo badare un po' tutto, quindi faccio un po' di confusione tra gli account. Quello su cui stavamo, ho fatto i video su cui stavamo lavorando insieme è questo qua, è il terzo account. Ok? Ho aperto anche quello lì di Parallel Space, quindi il quinto, in caso avevo già rimosso tutte le pietre, gli ostacoli dal terzo account, perché non mi ricordo proprio. Scusate, ecco, il filo intralciava. Allora, qua è da un po' che non vedete, quindi qui ho fatto, modificato un po' di disposizione, ho portato su un po' di roba, come vedete, ma quello lo faremo prossimamente proprio. Qua c'è, come vedete, ci sono degli ostacoli, ma sono pochi. Una cassa di gemme. Allora, vi spiego un pezzettino qua e poi andiamo sull'altro account per rimuovere meglio le rocce. Allora, questa è una cassa di gemme, vi dà 25 gemme quando la rimuovete. Questo è un tronco, questi due sono dei tronchi che vi danno gemme quando siete fortunati, da un limite che va da 1 a 6 gemme. Perché io non ho mai trovato 7, 8, 9 gemme, sempre al limite 6. Poi abbiamo i funghi, questi qua, e questo è un albero. Poi abbiamo un cespuglio e abbiamo anche tronchi, tronchi, e un altro albero più grande o più piccolo, che quello più piccolo adesso non c'è. Quindi, per rimuovere gli oggetti, intanto dovete controllare una cosa. Controllate la vostra quantità di oro e di elisir. No, sì, soprattutto di elisir. Oro per le pietre. Perché le pietre si rimuovono una volta sola usando l'oro e mi pare che costi 20.000. Quindi vi serve giusto un bel po' d'oro per rimuovere le pietre. Però una volta rimosse quelle non crescono più. Mentre gli alberi, i funghi, le rocce, no, no le rocce, i funghi, gli alberi, i cespugli e i tronchi ricresceranno e costeranno solo elisir. E poi appariranno anche queste casse di gemme. Allora andiamo a rimuovere, quindi per rimuovere cosa si fa? Si va sopra l'oggetto interessato, si schiaccia sopra e vedete che appare cos'è l'oggetto. Appare cos'è l'oggetto, quindi cassa di gemme. Rimuovi, qua c'è il costo 1000. Quindi noi andiamo, premiamo qua su rimuovi e lui rimuove. Spendiamo 1000 di elisir e rimuoviamo la cassa di gemme. Quindi continuiamo su questo. Tanto rimuovere pietre e alberi funziona sempre allo stesso modo.
Quindi come si fa? Ripetiamo. Vai sull'albero, controllate sempre di avere abbastanza oro ed elisir. Oro per le pietre, elisir per il resto. Quindi casse, decorazioni varie e il resto, tutto il resto. Alberi, pini, conifere, quello che c'è, c'è. Solo elisir. Le pietre, solo oro. Quindi andiamo qua, selezionate l'oggetto che volete eliminare. Andate, fate rimuovi. Andate su quello che volete togliere, fate rimuovi. Andate su quello che volete togliere, fate rimuovi. Andate sull'oggetto, in questo caso vedete la freccia sull'oggetto, schiacciate l'oggetto e fate rimuovi. Schiacciate sull'oggetto che volete rimuovere e fate scusate, e fate rimuovi oggetto, rimuovi. Benissimo. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile per voi. Come avete visto, rimuovere gli oggetti è una cosa molto semplice, bisogna solo tener conto che dobbiamo, prima di rimuoverli, avere abbastanza soldi e abbastanza elisir, come abbiamo visto. E poi, se avete altre domande, fatemele pure, se riesco poi a breve io vi risponderò, ok? Ci vediamo alla prossima puntata. Nella prossima puntata, se riesco, vediamo se ricevo prima altre domande, faccio prima quelle per rispondermi e poi continuerò con il tutorial dove metteremo giù le robe nuove nel secondo account e andremo avanti con il primo. Vi mostrerò quello che ho fatto, quello che ho messo giù e quello che ho migliorato. Quindi noi ci lasciamo qua, ci vediamo alla prossima puntata, ciao!